Montecitorio, la storia. Il nome del luogo, Montecitorio, è di origine incerta. C'è chi ritiene che in epoca romana vi si svolgessero le assemblee elettorali, da qui Mons Citatorius. Per altri, il nome del luogo deriva dal fatto che vi venivano scaricati i materiali di scarto della bonifica del vicino Campo Marzio, Mons Acceptorius. L'attuale palazzo, edificato dove prima sorgeva un gruppo di casupole, fu commissionato da Papa Innocenzo X al Bernini, come futura dimora della famiglia Ludovisi. Morto il Papa nel 1655, i lavori furono interrotti per mancanza di fondi e non furono ripresi se non oltre 30 anni dopo per volontà di un altro pontefice, Innocenzo XII. Che dapprima intendeva destinare il palazzo a ospizio per i poveri e poi decise di trasformarlo nella sede dei tribunali pontifici. Intanto Bernini era morto e il nuovo architetto, Carlo Fontana, modificò profondamente il progetto precedente, conservando la caratteristica facciata convessa e aggiungendovi il campanile a vela. Fontana dovette invece rinunciare, per volontà del pontefice, ancora per mancanza di fondi, a creare un'unica grande piazza al posto delle attuali Piazza Colonna e Piazza Montecitorio. L'opera fu inaugurata nel 1696. Oltre che dei tribunali, il palazzo fu poi anche sede del governatorio di Roma e della direzione di polizia, diventando così il centro della vita amministrativa e giudiziaria del governo pontificio. Dopo la nascita del Regno d'Italia e la conquista di Roma, nel 1871 il palazzo fu destinato a sede della Camera dei Deputati.